Come abbiamo detto, l'argomento principale di tutto questo corso è lo sviluppo degli algoritmi. Ma cos'è un algoritmo? Una definizione informale, ma comunque largamente accettata, è la seguente. Un algoritmo è un insieme di istruzioni non ambigue che in un numero finito di passi risolve un problema o una classe di problemi. Vediamo che la definizione ruota attorno a due parole chiave: finitezza e non ambiguità. Il numero finito di istruzioni è una caratteristica fondamentale dell'algoritmo, in quanto dobbiamo immaginare che ogni azione, per quanto velocemente possa essere compiuta dal calcolatore, richiede un tempo finito diverso da zero. Un procedimento infinito non ci consentirebbe quindi di ottenere la soluzione in tempo utile. La non ambiguità è la seconda parola chiave. Tipicamente, chi sviluppa un algoritmo è una persona diversa da chi eseguirà l'algoritmo stesso. Per tale motivo è necessario che in fase di progettazione siano note tutte le potenzialità e le caratteristiche dell'esecutore, in maniera da fornire istruzioni elementari per lui comprensibili ed eseguibili. Questa necessità di comunicazione tra sviluppatore e esecutore di algoritmi implica l'esistenza di un linguaggio comune noto a entrambi questi due attori. Un algoritmo diventa quindi un modo per indicare all'esecutore quali istruzioni deve eseguire per portare a compimento il suo lavoro. Esistono diversi linguaggi per la descrizione degli algoritmi. Uno molto utilizzato in passato era il linguaggio del flowchart o dei diagrammi di flusso, basato su figure geometriche connesse tra loro da archi orientati. La forma della figura geometrica indicava il tipo di operazione da eseguire, mentre l'arco ne indicava l'ordine. Si tratta comunque di un linguaggio che, se da una parte è intuitivo, è poco adatto alla successiva traduzione in un linguaggio di programmazione reale, per il disordine con cui permette lo sviluppo degli algoritmi. È più opportuno quindi utilizzare degli strumenti che consentano lo sviluppo di algoritmi attraverso opportune strutture di controllo, universali e disponibili in tutti i moderni linguaggi di programmazione, in maniera da passare rapidamente e in maniera corretta dall'algoritmo al programma. È da osservare inoltre che ogni algoritmo deve chiaramente identificare, oltre alle istruzioni che devono essere eseguite, anche i dati su cui le istruzioni devono agire. In particolare, per lo sviluppo di un algoritmo deve essere chiaro l'insieme dei dati da cui si parte e l'insieme dei dati a cui si vuole arrivare, i cosiddetti dati di input e dati di output. L'algoritmo diventa quindi una trasformazione dei dati di input in dati di output, attraverso una serie di operazioni aritmetiche e logiche, utilizzando eventualmente dei dati intermedi. Come detto, quando si sviluppa un algoritmo devono essere ben note le caratteristiche di chi dovrà eseguire l'algoritmo, il cosiddetto esecutore. Nel nostro caso, l'esecutore di algoritmi deve essere in grado di ricordare le istruzioni dell'algoritmo e i dati su cui deve operare, eseguire le operazioni aritmetiche e logiche su questi dati, deve poter interpretare le istruzioni fornite e deve poter interagire con l'esterno. In definitiva, si tratta di un modello semplice ma molto flessibile, al punto che può essere adattato al comportamento anche di un essere umano, così come al funzionamento di un calcolatore. In definitiva, un calcolatore è un esecutore di algoritmi.